Scuso, ma io leggerò il mio pezzo perché sono tempi difficili e quindi quello che voglio dire è esattamente quello che leggerò. Vorrei dire che Roberto Maimone è stato molto coraggioso in tutta questa faccenda perché e chiaramente si è scontrato contro tutti, contro chi non voleva farci parlare di questo tema. Ringrazio chi ci ospita oggi. Parlare di ebraismo e sionismo è piuttosto doloroso, perché è una discussione che divide gli ebrei e le divisioni tra pochi sono sempre dolorose e pericolose. Sapevo che Siracusa avrebbe parlato del libro come storia politica, era ovvio che avrebbe fatto così. Io ho deciso di affrontare il tema sotto tutt'altra chiave. Io vi parlerò di cultura ebraica e cultura religiosa ebraica. Con la distruzione del Tempio di Gerusalemme e con l'eliminazione dello Stato di Israele da parte dei Romani inizia la diaspora. Gli ebrei si sparpagliano in tanti paesi. Per molti ebrei la diaspora non è ancora terminata. Iniziano le persecuzioni degli ebrei. Quindi, come ebreo, come cittadino e come studioso, devo chiedermi, e ci chiediamo tutti, del perché dell'antisemitismo e il perché delle persecuzioni. Il più grande contributo della cultura ebraica all'umanità è il monoteismo. Esiste un Dio solo. Ma 2000 anni fa, all'epoca della distruzione di Israele da parte dei Romani, lo scontro era proprio tra ebrei monoteisti e l'impero romano, che era politeista. La religione del principe è la religione del popolo. Questa è una regola di politica che inizia migliaia d'anni fa e che rimane fino al crescere della borghesia europea. Il rifiuto ebraico di sottomettersi a questa regola assolutamente fondamentale a quell'epoca portava all'esclusione, all'impossibilità di essere sudditi e cittadini. Conseguenze. Quando l'agricoltura era il modo principale di produzione, per gli ebrei non c'era alcuna possibilità di proprietà immobiliare in campagna o in città, solo impieghi in città e poi impieghi proibiti ai cristiani. Gli ebrei erano destinati alla fame e alla povertà. Si rifugiano nella loro religione e nella loro comunità. Nello stesso periodo storico, quando il mondo abbraccia progressivamente il cristianesimo, gli ebrei cadono sotto l'accusa di deicidio, hanno ucciso Gesù Cristo. Voi scuserete, ma questo è una cosa che vale per noi ebrei. La conseguenza più terribile di questa storia è la paura dell'antisemitismo. Tutti gli ebrei nascono con la paura di essere tormentati, maltrattati, disprezzati. Per quasi tutti gli ebrei, quasi tutti, l'antisemitismo è come una parte della natura, c'è sempre stata e sempre ci sarà. Per me questa asserzione è storicamente e culturalmente inaccettabile. L'antisemitismo è un prodotto di una sola cultura, quella cristiana. Quando poi la propaganda sionista dice che gli ebrei, che gli arabi, scusate, che gli arabi siano nostri nemici atavici, devo ricordare che gli ebrei vengono cacciati dai regni cristianissimi di Spagna e Portogallo
E la maggior parte degli ebrei, cacciata, si rifugia nei paesi arabi, dove vive dal 1493 al 1946. Abbiamo fatto circa 500 anni di storia presso gli arabi. Saltiamo quasi 1900 anni di storia e arriviamo alla creazione degli stati nazionali. Una serie di terribili pogroms colpiscono gli ebrei dell'Europa orientale. Come sua soluzione al problema ebraico, un giornalista ebreo, Herzl, propone la creazione di uno stato ebraico. E qui è il punto di quello che scrivo. Herzl va a uno scontro durissimo con le autorità rabbiniche. Le autorità religiose, cioè del popolo ebraico. Io vi prego di scusarmi. È chiaro che è difficile per un ebreo non far citazioni di rabbini, ma è necessario. La materia del contendere, che è comune a quasi tutte le opposizioni religiose della fine dell'Ottocento alla Shoah, consiste nella natura del popolo ebraico, il significato dell'esperienza della diaspora, la concezione del messianesimo, della redenzione e della missione ebraica, l'interpretazione teologica della storia ebraica. Prendiamo la definizione di ebrei. Sono nazione o religione o comunità di fede? I pensatori riformisti o liberal ortodossi, Hermann Cohen, noi lo definiamo un neocantiano, egli dice: la nazionalità, nel caso del giudaismo, è un mezzo per affermare e perpetuare una religione. I più profondi pensatori arabi hanno considerato la nazionalità solo un mezzo indispensabile per preservare la religione. Quindi ebrei uguale religione. Non c'è un ebrei uguale nazionalità. Saadia Gaon: la nostra gente si fa popolo solo attraverso i suoi insegnamenti della Bibbia. La sola possibilità di concepire le nazionalità sta in questa relazione necessaria con la religione. La posizione degli Haredi, dei ultraortodossi, ed è il rabbino Eliakim Sholom Shapira di Grodno, che è Polonia. I sionisti sventolano la bandiera dell'identità nazionale, noi quella del nome di Dio. Ma quale nazione? Dio non voglia che essi gettino al suolo la Torah e i precetti. Ma come si può parlare di uno Stato di Israele senza la Torah e i precetti? Il tema dell'identità nazionale come surrogato dell'identità ebraica è molto ripreso anche dal rabbino chassidico, cioè estremamente conservatore, mistico, Shalom Dor Bar di Lubavitch. Siamo sempre in Polonia, siamo sempre tra gli ultraortodossi. Oltre alla questione dell'identità nazionale, i critici religiosi del sionismo rigettavano la stessa ideologia nazionalista, sionista, come regressione e rifiuto delle lezioni insite nella storia e nello sviluppo spirituale ebraico. Moritz Gudemann: la nazionalità ebraica era fin dal principio antinazionale, sempre teocentrica, cioè basata in Dio. Glorificava Dio e non la nazione, per non cadere, si diceva, in espressione tipicamente ebraica, nell'idolatria di ferro e sangue. Ciò viene anche dal ricordo di Israele, delle sue stesse origini straniere, e dalle molte ammonizioni sul trattamento degli stranieri
contenute nella Torah. Dopo l'esilio babilonese c'è nel giudaismo una svolta profetica verso lo spirituale e l'universale, che abbandona le ultime vestigie di nazionalità. Il regno di Giuda scompare, lo Stato-nazione diventa Chiesa, che diventa giudaismo, la nazione diventa una comunità. In questa fase il giudaismo comincia a intravedere la sua missione universale religiosa, è questa che fa di Israele il popolo eletto. La diaspora si assume il compito di portare avanti la missione destinata a tutta l'umanità. Solo in quanto popolo non nazionale o sovranazionale, l'ebraismo può diffondere l'ideale sovversivo di una patria comune a tutta l'umanità. Il ritorno alla statualità territoriale rappresenterebbe un tradimento di questo piano divino. Commento mio. Vi rendete conto che quello che io ho letto non potrebbe essere più lontano dal sionismo? Aaron Shmuel Tamares. Il sionismo politico mette chiaramente in pericolo il carattere del giudaismo, che è identificato come popolo diasporico, purificato e liberato dall'orgoglio della spada, cioè il nazionalismo. Etica della diaspora di pace e tolleranza, una patria in Palestina, centro spirituale, è ripudiata perché l'ebraismo non è un fenomeno religioso geograficamente collocabile in un determinato territorio. Signori, io posso pregare in qualsiasi parte del mondo e non ho bisogno di nessun Israele. Né è una questione di nazionalità, tipo patria, esercito e inni eroici. L'ebraismo è Torah e non può essere circoscritto in nessun territorio specifico. Buono. Alle argomentazioni religiose, su cui io però non entrerò molto, si aggiungono quelle politiche. Il movimento operaio politico dei lavoratori ebrei dell'Europa orientale, il Bund, riteneva che il sionismo fosse reazionario. Poi arrivano i neonazisti, i nazisti e la Shoah. E qui cito un ebreo in visita ad Auschwitz. Viviamo con la sensazione che la morte è sempre con noi. Perpetuiamo la morte ed è per questo che non saremo mai persone normali. Dobbiamo ricordare, ma ci siamo troppo dentro, ovvero siamo intrappolati senza soluzione. La consapevolezza, secondo me errata, di molti ebrei di essere odiati rafforza il sionismo come identità personale e di gruppo. La lotta all'antisemitismo è un modo per esprimere e rafforzare una identità ebraica. Gli ebrei si separano dagli altri. Olocausto. Non perdonare mai. Non dimenticare mai. E si scambia l'odio per lotta politica. Anche per me, da ragazzo, questa paura mi ha accompagnato per un sacco di tempo. Cioè, non è che io sia fuori da queste esperienze. Per una parte degli ebrei la soluzione imposta dalla Shoah è la costruzione di un nuovo Stato. Le obiezioni rabbiniche vengono superate, ma solo una parte degli ebrei va in Palestina, occupandola manu militari. Gli altri si spargeranno in tutto il mondo chiedendo il visto d'ingresso. In soluzione al problema delle persecuzioni possono essere così riassunte. L'integrazione e la conversione al cristianesimo. Soluzione tipicamente cristiana, raccomandata dai cristiani. La rivoluzione politica, Marx. La rivoluzione morale, la religione, soluzione tipicamente ebraica, di cultura tradizionale. Il sionismo, creazione di uno Stato ebraico, Herzl. A questo poi si aggiunge l'integrazione in uno Stato laico,
gli ebrei diventano pienamente cittadini. Questi fenomeni vengono supportati da un fatto culturalmente estremamente importante, il Concilio Vaticano II. Eh sì, perché il Concilio Vaticano II elimina l'accusa di deicidio. Cioè, gli ebrei non possono essere accusati di aver ammazzato Gesù Cristo. Quindi, la ragione fondamentale della persecuzione viene a cessare. Allora, un commentario su questi fatti. La conversione al cristianesimo non è mai stata una soluzione. Il marxismo e le rivoluzioni politiche hanno avuto e hanno un'influenza enorme, ma da sole non bastano. C'è un problema di cultura e di identità ebraica che rimane. Anche per gli ebrei italiani, con la fine dell'epoca dei grandi partiti e delle cosiddette ideologie, vi è la sostituzione di questi partiti e ideologie con la ricerca e valorizzazione dell'identità culturale ebraica. Un approccio che personalmente per me non è sufficiente. La rivoluzione morale e religiosa ebraica non basta più, perché c'è il sionismo che ci pone una scelta, ebrei o sionisti. Per i sionisti si salta dal non stato totale al iperstato totale. Israele è un'assicurazione sulla vita nel caso in cui si ripetano fenomeni macroscopici di antisemitismo. Senza Israele nessun ebreo sarebbe sicuro a questo mondo. Personalmente ritengo che Israele provoca tanto antisemitismo con la sua politica militarista e di apartheid. Da qui nasce il conflitto israelo-palestinese, un conflitto politico tra un movimento coloniale, perché per me il sionismo è un movimento coloniale, e un movimento di liberazione nazionale. Tenendo presente poi che circa il 40% degli ebrei in Israele è ateo. L'integrazione in uno Stato. Io sono italiano, ho giurato fedeltà sulla bandiera da militare. Sono integrato nel mio paese, sono tranquillamente sia cittadino che ebreo. Non sono sionista. Per una ragione semplice, non ho nessun bisogno di Israele. Perché la Costituzione italiana e quella europea difendono le minoranze religiose e linguistiche. Se non ci difendessero, è con la lotta politica che otterremmo la protezione che ci serve e non andando in Israele. Non c'è bisogno di Gerusalemme per pregare il Dio. Lo si può fare in qualsiasi luogo. Non sono sionista perché i sionisti lontani dall'esperienza giuridica europea mi puniscono per le mie idee. E io non posso entrare in Israele come punizione per pensare certe cose. Essere un ebreo non sionista porta all'accusa di essere un ebreo che odia se stesso, che cioè odia la sua ebraicità e che vuole integrarsi in un mondo non ebreo, ebraico, e così sfuggire alle persecuzioni. Ma io mi dichiaro pubblicamente ebreo, dichiaro la mia ebraicità. C'è chi pensa e dice che io sia un traditore. È un modo per bollare come antisemita, come traditore, chi critica lo Stato ebraico. Lo Stato di Israele insulta e bolla come antisemita chi critica le sue politiche. Gli serve da scudo per infrangere tutte le leggi internazionalmente possibili, leggi internazionali. Dice di parlare a nome degli ebrei di tutto il mondo per creare e difendere uno Stato per gli ebrei. Ma non parla per me. È possibile che le politiche di uno Stato fatto di uomini certamente fallibili,
politiche che cambiano con ogni governo non siano criticabili? Cioè, questo Stato si rende simile a Dio. Siamo alla bestemmia, siamo all'idolatria. All'idolatria di sangue e ferro di cui si parlava prima. Noi ebrei, sionisti o non sionisti che siano, come tutto il resto, tutti quanti al mondo, in un regime democratico, abbiamo il diritto di criticare tutto e tutti. È la base della democrazia. L'ebraismo è da millenni la cultura più critica del mondo. Ci vogliono togliere la nostra cultura. Io avrei un'altra pagina da leggere, ma immagino che voi siate stanchi. Preferirei forse... Conclusione, c'è una bella conclusione che io vorrei che Marco la leggesse. Ma proprio una bella conclusione che a me è piaciuta. Non siamo stanchi. Non siamo stanchi. Israele chiede a tutti gli ebrei di appoggiare la sua politica perché pretende di garantire la sopravvivenza degli ebrei, della religione e della cultura ebraica. Il costo di questa politica è la distruzione fisica e morale dei palestinesi attraverso la pulizia etnica, cioè cacciarli con qualsiasi mezzo dalla Palestina perché creare il grande Israele. Ritengo quindi che il sionismo sia la causa principale dell'antisemitismo attuale. Cosa intendo per cultura ebraica e che cosa ne fa il sionismo? La base della cultura ebraica, cioè la difesa della religione ebraica e dei suoi valori, monoteismo, identità fondata sulla Bibbia. Con il sionismo è diventata la difesa critica di Israele e delle sue politiche. Ebraismo come razza, come nazione, come nazionalismo. Gli ebrei scelti, distinti da Dio, per essere i suoi intermediari posti al servizio degli altri uomini, sono al servizio di se stessi. Oggi, senza alcuna pietà o rispetto degli altri, soprattutto nessun rispetto per i palestinesi. Se la soluzione religiosa ai problemi degli ebrei era l'arrivo del Messia, la soluzione politica non doveva essere la ricolonizzazione della Palestina, ma l'integrazione come ebrei negli altri paesi. Ci sono diaspore di milioni di ebrei negli Stati Uniti, in Europa, in Australia, in Africa, dove volete. La soluzione culturale era l'ebraismo come di condivisione di una storia, di una cultura, di un'identità e di un futuro. La difesa della cultura ebraica come difesa principale contro l'integrazione, ma caratterizzata dall'obbligo di studiare e apprendere, di trasmettere cultura, di confrontarsi, specialmente con i marrani. Cioè, io sono di famiglia marrana. Ebrei con conoscenze anche profonde di altre culture e di altre religioni, perché i marrani erano quelli che erano ebrei cristiani. La scienza come via per accedere a Dio è diventato il rifiuto di qualsiasi cultura che non sia politicamente quella sionista e liberista ad oltranza a livello economico. Il comunitarismo ebraico, la forza sociale che dopo la profonda e prevalente credenza religiosa ha permesso la sopravvivenza del popolo ebraico, è stato eliminata. Il comunitarismo è stato eliminato per far posto al sionismo, ad uno Stato. Gli ebrei che vivono nelle diaspore hanno paura di essere estromessi dalle comunità se non professano un sionismo acritico.
Un cosmopolitismo ebraico, caratterizzato spesso dalla presenza di membri della stessa famiglia in più paesi, è stato trasformato in nazionalismo con la pretesa di far venire ogni ebreo in Israele, cancellare le culture ebraiche delle diaspore e di fare pulizia etnica dei palestinesi. Cioè, qui siamo arrivati alla cosa più divertente di tutti, per non dire all'atrocità più totale. Tutti gli ebrei possono andare a vivere in Palestina, salvo i palestinesi. La non violenza ebraica, nata dal rifiuto di essere cittadini per essere solo ebrei e contro ogni oppressione di qualsiasi tipo, con l'accettare la legge del paese di accoglienza, il vivere in comunità a sua volta collegato con le altre comunità, si è trasformata nell'idolatria di uno Stato e non altra politica se non quella militare e della distruzione fisica dei suoi nemici o presunti tali. I palestinesi sono stati trasformati in una massa di terroristi disumanizzati, visti fuori di ogni contesto di occupazione, pulizia etnica e apartheid, senza diritto a dignità umana e a un loro Stato. Gli ebrei che per secoli hanno cercato protezione in uno Stato fino a crearne uno loro, rifiutano il diritto ad uno Stato ai palestinesi. Il muro, simbolo del ghetto, oggi è il simbolo di Israele. Una storia di coabitazione stretta con nel mondo arabo musulmano e poi ottomano, quando le persecuzioni sono state prevalentemente cristiano-europee, quando l'arabo è stato la lingua per quasi 60 generazioni, gli ebrei hanno commentato la Bibbia, è stata trasformata in arabi i nostri nemici atavici e la storia con la cultura ebraica viene contorta per giustificare la pulizia etnica dei palestinesi. Alla ricerca del senso profondo della Shoah alla luce della cultura ebraica si sostituisce, si sovrappone il culto propagandistico sionista della persecuzione e della morte. Le persecuzioni anti-ebraiche, soprattutto se paragonate a quelle precedenti la Seconda Guerra Mondiale, sono enormemente diminuite, ma il tema delle persecuzioni è sempre più gonfiato. L'antica cultura biblica è costantemente dibattuta e il rifiuto di leggere la Bibbia solo nel senso letterale, ma di cercarvi sempre messaggi nascosti, è stata sostituita da una lettura astorica, acritica della Bibbia. Studiare la Bibbia è stato spesso sostituito da una violenta ideologia di destra in Israele e nel diaspora. Ribadisco, è la fine per me qua. L'identità ebraica non è l'identità sionista. Il sionismo sta distruggendo la cultura ebraica. Gli ebrei possono essere cittadini integrati in un paese e la loro religione sarà la sola cosa che li distinguerà dagli altri. L'antisemitismo si è molto ridotto. Gli ebrei hanno diritto di denunciare quello che non possono accettare per il loro senso della giustizia storica e sociale. Dobbiamo dare indipendenza e dignità ai palestinesi. Il sionismo non può parlare in nome degli ebrei che non si identificano in questa ideologia. Il mio futuro, qualunque esso sia, non può essere pagato con i diritti, la felicità e la dignità dei palestinesi. Grazie.